Servizio Bubris per la collettività, state lì. Vabbè, buongiorno. Allora, premettiamo che qui vedete che c'è un promemoria di come fare denuncia di querela. Ma andiamo un po', facciamo un passo indietro. Questa mattina ricevo dal mio cellulare una notifica sul numero in cui ricevo le notifiche da Inge Direct. Sapete quando usate il bancomat, no? Fate un'operazione che vi arriva la notifica che avete effettuato quell'operazione. Da quel numero mi arriva un messaggio, tentativo di frode, abbiamo visto un bonifico anomalo, la preghiamo di contattare il seguente numero. Quindi io richiamo il seguente numero, che era un numero fisso, 02 Milano. Mi risponde centrale operativa Inge Direct, buongiorno, buongiorno. Dice, mi scusi, lei è la signora? Io sono Luisa Fabris. Ah, mi fa, ecco, guardi, abbiamo ricevuto la notifica, abbiamo visto due movimenti anomali sul suo conto corrente, di 2.900 euro, di 4.990 euro, dal suo conto corrente. Li ha effettuati lei? E io, no. Ah, perché risultano fatti da un dispositivo presente a Bari. Ma io sono a Bari. E questo mi dice, ah, allora se ha il telefono vicino potrebbe aprire l'app. Gli ho detto sì, un secondo, chiudo il telefono perché capisco che è una truffa, ma ci riprovano di nuovo. Mentre chiudo il telefono mi squilla, quindi un secondo dopo, io ero già nella mia app a controllare che non c'è nessun movimento, mi squilla con un altro numero di cellulare questa volta. Buongiorno, sono il questore, sono il vice ispettore DEPA della Polizia Postale di Bari. Abbiamo notato un'anomalia nel suo conto corrente e volevamo parlare con la signora Luisa. Tu guardi, mia moglie in questo momento sta cercando il cellulare al piano di sotto dove ha l'app per la Inge Direct. Immagino che mi chiami per quello. Sì, esatto, posso farla richiamare? No, perché guardi, in questura accettiamo solo le chiamate in entrata. Entrata fino alle 12.30, dopodiché se vuole rimango in linea. E io sì, va bene, clic, chiudo il telefono. Richiudo, come vi dicevo, la telefonata, arriva la terza telefonata, dal numero 080, ragazzi. Guardo quel numero e corrisponde alla polizia postale di Bari. Tutto falso. Ci provano in tutti i modi, clonano anche i numeri di telefono della banca e della polizia postale. Quindi, ragazzi, fate attenzione, non date mai nulla. Chiamate la vostra banca, lo so, è un problema perché io quando ho cercato di chiamare il numero verde Inge Direct è un ginepraio di primi 1, 5, 4, 6, una giungla di prima asterisco, ecco, queste puttanate della nuova tecnologia che chi come me è un po' boomer vorrebbe parlare solo con un Cristo per spiegare che c'è qualcuno che ha detto che c'è stato dei movimenti, ma questo non è possibile, non è un problema. Lo so che è un disagio non da poco, però non date mai informazioni. 3 anni fa io, nonostante non avessi dato informazioni, 3 anni fa si sono prelevati del denaro dal mio conto corrente della Inge Direct. Ed è il motivo per cui il mio conto corrente della Inge Direct da 3 anni è sempre 0 o 1 euro. 0 o 1 euro. Perché lì c'è appoggiato il mutuo di casa mia, io semplicemente verso l'importo del mutuo che dovrà essere pagato e non una lira di più. Non cambio banca perché tanto i tassi di interesse usurai sono uguali a qualsiasi banca, quindi rimango legato a quella fino a quando non finirò, però non metto denaro. Ecco, l'unico fatto, fate. Dimenticavo, sono a Roma, non sono a Bari. E non mi chiamo Luisa nemmeno dopo le 20.